comunque sempre il mio telefono che dà problemi, non è che io mi impappino con i cellulari, E sei in diretta, grande, grande. Allora ragazzi, grazie per aver aspettato un po' di tempo, abbiamo avuto problemi di collegamento con Antonella Palmisano, che però volevo che fosse qua presente in questa live. Eccoci qua, iniziamo subito dalle cose belle, dalle presentazioni. Ditemi chi siete voi ragazzi che avete, grazie mille intanto, accettato di fare questa live su questo canale. Vai Antonella. Io sono Antonella Palmisano, marciatrice sulla 20 km per la Federazione Italiana, appartengo al gruppo delle Fiamme Gialle e come al solito combino sempre guai, quindi scusate il ritardo. Oltre a combinare guai, vince anche parecchie medaglie. Ricordiamoci che ai Mondiali di Londra 2017 è stata l'unica italiana a vincere una medaglia, salvando in extremis la spedizione azzurra, che è stata anche aspramente criticata, però fortunatamente c'è Antonella e c'è la marcia. Sempre parlando di marcia, abbiamo qua Massimo, dai, prego. Ciao a tutti, sono Massimo Stano, io gareggio per la 20 km maschile di marcia, vediamo che dobbiamo fare oggi, ci divertiremo un po'. Perfetto, allora ragazzi, naturalmente questa live vive sulle domande, di conseguenza sto aspettando che nella live chat che in questo momento sto andando a visualizzare, eccoci qua, spuntino fuori degli spunti interessanti, intanto che vengono fuori delle domande succose da rivolgere ai nostri atleti, facciamo subito, svolgiamo subito il compitino, o meglio quello che naturalmente per quanto mi riguarda devo fare, cioè ringraziare i corpi militari che mi hanno permesso di avere questi due pezzi da 90 in live. Per quanto riguarda Massimo, le Fiamme Oro, che quindi rappresentano la polizia, per quanto riguarda, esatto, per quanto riguarda Antonella, abbiamo, vai tu, non vorrei fare Fiamme Gialle, esattamente, perfetto. Allora, dunque, eccoci qua, sta arrivando gente, ora non sono scappati per via di questo ritardo, quindi dai, ci siamo salvati in extremis. Vogliamo, provo a iniziare da questo, domande, diciamo, domande d'obbligo sulla carriera di questi atleti. Antonella, come ti sei avvicinata al mondo della marcia, al mondo dell'atletica e poi della marcia in particolare? Mi sono avvicinata perché ho iniziato da una gara campestre con la scuola e lì c'era il mio primo allenatore, quello che mi ha scoperta, tra virgolette, e arrivai prima e mi chiese se potevo iniziare, ecco, a correre nella sua società, ed era Tommaso Gentile. Io iniziai, però non conoscevo la marcia, quindi iniziai facendo corsa e poi per coprire alcune garette di marcia, così per sbaglio e per gioco, ho visto che i risultati erano venuti più facilmente e quindi decisi così di passare definitivamente la marcia. Quindi qua abbiamo praticamente risposto alla domanda di Matteo Famularo, che dice: ma perché avete scelto proprio la marcia rispetto alle altre discipline? Quindi vabbè, perché si va forte. Perché i risultati sono venuti un pochino più facili che nella corsa, ecco. E poi, ecco, per coprire comunque una gara dove non c'era nessuno. Per quanto riguarda Massimo, invece, la marcia, l'amore a prima vista. Ho iniziato con la velocità tra le scale della scuola prima di entrare. Poi mi ha scoperto Giovanni Zaccheo a Palo del Colle. Ho detto, dai, vieni, cioè con un volantino in realtà, mi ha scoperto, sono andato io lì e ho iniziato con tutte le specialità. Poi, ovviamente, eccellevo nella marcia e abbiamo continuato su quella strada lì. C'è stato anche un momento che avevo abbandonato la marcia e poi ho ripreso, grazie sempre al mio allenatore. E quando ho ripreso ho fatto anche il record italiano cadetti sul 4 km di marcia, che è ancora record italiano. Yes. E quindi funziona più o meno così, insomma, d'altra parte, cioè nel senso, si va nella direzione in cui sei più portati. E senti, Riccardo Scotti, che è anche lui un marciatore, chiede ad entrambi cosa ne pensano. Vabbè, entriamo subito nel vivo, ragazzi. Sapete che c'è questa roba, c'è una proposta di cambiare le distanze simbolo delle gare di marcia, cioè da 20 e 50 a 10 e 30. Parto da Massimo perché credo che nel settore maschile almeno la 50 km di marcia prestigiosa ha una sua storia e quindi, cioè, questa distinzione è bella netta.
al femminile la 50 km sarà inserita da poco e poi non si sa perché la vogliono togliere subito. Comunque sono delle scelte che io, in quanto non marciatore, naturalmente preferisco, per quanto riguarda giudizi, chiedere agli atleti. Dal tuo punto di vista, ti farebbe piacere una distanza del genere, 10-30 km? Ma io in realtà sono uno che vuole provare la 50, quindi se mi tolgono la 50 mi tolgono anche il mezzo sogno che ho di fare entrambe. Quindi a me piacerebbe che rimanesse tutto com'è, quindi 20-50, perché ha una storia e continueremo a fare la storia, secondo me. Cambiare a 10-30, secondo me, la dico proprio in parole povere, è un po' una cafonata, secondo la mia opinione. Poi ci saranno sicuramente dei motivi dietro perché la vogliono cambiare o meno, che io non conosco. E come dicevo, Antonella, secondo me, per quanto mi riguarda, abbiamo una 50 km femminile che è nata da poco e adesso vogliono fare 10 km e 30 km. Dal tuo punto di vista, è giusto oppure no? Io penso che se l'abbiano fatto ci sono delle ragioni, però dal nostro punto di vista condivido quello che ha detto Massimo, più che altro per una storia. Se dovessi pensare che, come si dice, l'abbiano fatto solo per attirare più gente e quindi che la 50 km durava troppo tempo, anche addirittura la 20 km durava troppo tempo, secondo me, cioè, non condivido, perché non può essere una questione di tempo se le persone non ci guardano o non sono interessate alla marcia. Cioè, dobbiamo creare altri spunti per poter dare l'opportunità a noi di conoscerci e alla gente di interessarci a quello che noi facciamo, il nostro movimento. Quindi questa decisione, cioè, non capisco che ci possa essere qualcos'altro dietro che forse noi non conosciamo, però se l'obiettivo è quello di avvicinare la gente in questo modo, se la marcia non piace, non piacerà neanche adesso che è diventata, cioè, si è dimezzata, anche perché dal mio punto di vista una gara femminile sui 10 km diventerebbe, oddio, non una gara di marcia con una tecnica pulita, dal mio punto di vista, ma così anche dal punto di vista maschile, che comunque hanno tempi molto più veloci rispetto a noi donne. Allora, prima di sentire il Massimo che ribatte, allora, siccome oggi la tecnologia è nostra amica, prova a riattivare l'audio che io erroneamente credo di averti disattivato. Eccolo. Eccoci qua. No, allora, benissimo. No, non è colpa mia. No, non è colpa tua, però volevo capire qual era l'origine di questo suono in sottofondo, cioè una specie di cigolio che un po' disturbava la trasmissione. Credo che venga da Antonella. Speriamo di limitarlo, speriamo che non vi dia problemi, comunque sia, si sente almeno quello che dicono gli atleti, cosa che non è banale, perché in una live che abbiamo fatto qualche tempo fa con quelli della corsa in montagna la qualità era ancora peggiore, quindi dai, facciamo finta allora che abbiamo i canarini in casa, che è quello allora è quello. Allora dai, andiamo avanti. Abbiamo oltre a salutare Mattia Gieri, che anche lui fa atletica, è 11 anni, dunque è una delle probabilmente nuove leve del futuro, speriamo bene. Allora, Mattia Napoletano chiede se voi due sarete agli europei indoor. Spiegate la vostra posizione, insomma. Purtroppo la marcia non è nel programma delle... Già. Purtroppo per me va bene, tanto mi hanno squalificato, quindi non so di come... No, il punto è proprio questo. Stavo a parlare prima che quando si fanno già le 10 km di marcia che vogliono introdurre, c'è il rischio che gli atleti iniziano a marciare male, insomma... La marcia diventa così esasperata che la possibilità di incorrere in infrazioni, in sospensione, insomma avvicinarsi alla corsa è notevole. Poi se ci mettiamo le gare indoor che sono più corte di marcia, cioè sono gare che ufficialmente si possono fare, però non sono favorite dalla federazione, anche perché se si dicesse puntiamo sulle gare indoor, sulle 5 km indoor o anche distanze minori, perché se non sbaglio Antonella è appena diventata campionessa italiana su quale distanza indoor? Sui 3 km. Appunto, se dicessero facciamo un campionato europeo sulle 3 km di marcia, molto probabilmente nascerebbe tutta una serie di specialisti della sospensione, ovvero che esalterano appunto il gesto da non essere più quel tipo di marcia che siamo abituati a vedere nelle gare outdoor. Credo che sia più o meno questo il motivo per cui non si possano, diciamo... Le marce non siano così considerate, non abbiano questa
presenza, insomma, tale da poter Però essere. non credo neanche che possa essere questo il limite, cioè il motivo per il quale noi non gareggiamo una gara indoor. Cioè, comunque ci sono sempre dei giudici, quindi comunque siamo sempre sottoposti al giudizio tecnico e in una gara indoor comunque abbiamo 4-5 giudici su 200 metri. Quindi se fosse questo il problema, allora è troppo limitante. Non credo sia questo il problema per il quale non ci sia la marcia a un campionato europeo indoor, perché ripeto, comunque i giudici ci sono, quindi se fanno il loro lavoro, noi cioè comunque abbasseremmo le velocità se qualora ci fosse sospensione e sbloccaggio, quindi noi ci adegueremmo al loro lavoro, al loro giudizio più che altro. Quindi pure lì, anche farci conoscere, io sono favorevole a queste gare, cioè comunque a fare un campionato europeo indoor o comunque anche ad una gara tipo il Golden Gala o qualsiasi altro meeting, cioè proprio per far conoscerci noi alla gente e così da creare comunque delle aspettative anche nella gente che ci guarda. E quindi la questione, cioè secondo te Massimo, una promozione della marcia a livello indoor farebbe bene alla disciplina? Sì, sia a livello indoor che outdoor comunque aiuterebbe un sacco noi marciatori che comunque abbiamo problemi sempre ad avere uno sponsor, ad avere qualsiasi cosa rispetto a tutte le altre discipline che hanno i meeting e quindi sono più conosciute, tra virgolette. Anche perché se ci ricordiamo nella storia, Giovanni De Benedictis ha vinto parecchi europei o mondiali indoor, quindi la marcia c'era, non so il motivo adesso per cui l'abbiano tolta, però c'era. Perché non rimetterlo a sto punto? Che poi appunto indoor alla fine, se dicono che il problema della marcia a lunghe distanze è che vedere 50 km un atleta, credo che non sia quello il motivo alla fine per cui hanno proposto questa modifica. Comunque sia, indoor questa cosa non ci sarebbe perché alla fine più di 5-10 km credo che sia piuttosto impensabile farlo indoor, quindi sarebbero gare di una ventina di minuti massimo, insomma, Certo. 5 km. E vediamo, ma questo cambierebbe la vostra preparazione. Qua ci sono delle domande riguardo i vostri allenamenti. Sempre Mattia chiede quanti chilometri fate, ad esempio, a settimana? La curiosità è questa, uno, io ho un'idea di quanto faccio a corsa, però marcia è un po' diverso. Io Vai. personalmente con l'allenamento cioè con il programma di allenamento del mio nuovo allenatore Patrizio Parcesepe, non faccio tanti chilometri a settimana. Cioè, credo che nei periodi di carico forse arriveremo a massimo 130 km, ma ci sono settimane anche di 110 km, quindi non così come si possa pensare Con tanto. solo 15-16 km a settimana, cosa vuoi che sia? Dai. Prima facevi di più allora. Per me vale lo stesso perché mi allena sempre Patrizio Parcesepe. Io ho un PB di settimana da 150 km, ma fatto solo una volta. Poi comunque la media sarà tra i 120 e i 130 nell'anno, diciamo così. No, dicevo, Antonella, prima facevi diversamente, andavi magari più sulle lunghe distanze, cioè facevi lunghi ma più consistenti, facevi più chilometri, oppure è una tendenza che avevi anche prima di fare questi chilometri qua? No, forse quando, a parte che con il mio nuovo allenatore, con Patrick, sto dal 2012, quindi sono abbastanza anni. E prima comunque ero molto più piccolo di categoria, però sì, facevo comunque chilometri, già da cadetta allieva facevo chilometri, però siamo rimasti lì come chilometraggio. Però si può pensare che la marcia possa fare anche settimane da 170-200, però ecco, noi due, io e Massimo, non siamo il caso. Noi siamo ventisti, quindi il chilometraggio è sicuramente più limitato rispetto a un cinquantista. Certo. Bene, parleremo sicuramente più avanti anche ancora del vostro allenamento, della vostra storia e anche del futuro, però qua ci sono un'altra domanda interessante. Di Riccardo Scotti riguardo le solette tecnologiche, cioè quella storia che da un po' di anni che si sente di delle particolari solette che dovrebbero impedire, per come sono fatte, ingegnerizzate, di fare errori durante la marcia. Cioè, se tu inizi a andare in sospensione, quelle solette, correggetemi se sbaglio, dovrebbero, diciamo, rendere così evidente la cosa che praticamente dovrebbero rendere più facile il lavoro ai giudici, dovrebbero Certo, impedirti di marciare male.
comunque un limite consentito di sospensione che sarebbe quello che l'occhio umano non può percepire. Però con la soletta non servirebbe più un occhio esperto, ma con la soletta si avrebbe la certezza della sospensione, quindi penso sia più per questo, perché molte volte ci sono discussioni su no, non è in sospensione, sì, è in sospensione, la netta, non è la netta, quindi con le solette non ci sarebbe più questa problematica e avremmo dei fatti che non si possono, diciamo, contrastare. Vabbè, questo è appunto la storia delle solette, ma credo che sì, quella domanda è, ma secondo te questa roba serve, sarebbe auspicabile, funziona, funzionerebbe? Che ne pensi? Io personalmente penso che se la marcia è nata con il giudice che deve guardare, deve rimanere col giudice che deve guardare. Poi, questa è la mia opinione. Non so perché vogliono, cioè, perché tanto se la sospensione è netta si vede, il giudice la vede. Se non c'è, non c'è, diciamo così. La soletta però in alcuni casi potrebbe aiutare, in alcuni no. Perché magari qualcuno è più bravo a mascherare, tra virgolette, la sospensione, qualcun altro no, quindi uno viene sanzionato e l'altro meno. Quindi diciamo, con la soletta ci sarebbe più parità, senza è sempre a discrezione del giudice. Allora, Così io la lascerei. guarda, parlando di questo argomento, cioè insomma di marciatori che vengono colti in fallo da giudici, questo argomento qua, secondo me, è caro anche alla storia personale di Antonella, che io mi ricordo quello che successe ai mondiali 2017, se non sbaglio, che tu eri in lotta per il podio in quel momento. E se non sbaglio, proprio alla fine una delle contendenti venne, diciamo, eliminata perché marciava veramente male. Sì, Quindi, una cinese. esattamente. Io invece sono favorevole alle solette perché uno forse si abbasserebbero anche i ritmi, perché comunque è inevitabile che andando a determinati ritmi la sospensione c'è. Quindi forse anche vorrei buttarla lì, anche per quanto riguarda doping, che qualcuno potrebbe anche avere ritmi molto più, cioè, diversi. Palesemente diverse rispetto a persone normali, con la soletta, anche se le velocità aumentassero, si verrebbe sanzionati. Quindi forse, non lo so, la butto lì un mio pensiero. Comunque sono favorevole, così almeno ci si porterebbe più uguaglianza, quindi da questo punto di vista, e non a discrezione del giudice che può in quel momento vedere un modo e il giorno dopo vedere un altro. Quindi comunque ci sarebbe uguaglianza e quindi boh, io sì, sarei molto favorevole. Ok, vediamo come va. Allora, anche Luca. L'unica cosa però che mi viene da aggiungere, adesso pensandoci un attimo, è che comunque la marcia ha due regole, sospensione e bloccaggio, quindi è sbloccaggio. Purtroppo adesso nel mondo non sono più, cioè non è solamente sospensione e sbloccaggio quello che noi andiamo guard che guardiamo come marcia non tanto pulita e non tanto adatta, è che si sta arrivando a un gesto un po' più diverso, che non è comunque giudicabile dai giudici perché non riguarda né la sospensione né lo sbloccaggio. Non so se riuscite a comprendere. E per descriverlo, perché io forse lo capirà di più Massimo, è una questione di il movimento di cosa? Quale, secondo te c'è un nuovo tipo di movimento appunto che riguarda magari una No, nuova regola che dovrebbe essere ma istituita? mi verrebbe da pensare il ginocchio un pochino più alto e quindi che sembrerebbe quasi che si assomigliasse a una corsa, quindi quella non mi, cioè, visivamente non è proprio una marcia bella da vedere, ecco, però non è neanche giudicabile perché non rientra nelle due regole della marcia. Ok, la marcia quindi, beh, è molto cambiata negli ultimi anni, voglia, insomma, col Sì. fenomeno prima dei russi, quello sono stati molto ridimensionati per via della vicenda doping e tutto il resto, adesso, beh, gli orientali, Però ancora ecco, di più. hanno una marcia comunque perfetta da vedere. Ok, sì. Ora, ho avuto questa impressione al femminile. Volevo chiedere a Massimo se questa roba si nota anche al maschile, cioè questo movimento, questa tecnica che è cambiata molto negli ultimi anni, per quanto riguarda la marcia. Ma secondo me si parla di stile a questo punto, cioè c'è chi
alza un po' il ginocchio, chi è molto più radente richiama prima. Cioè, secondo me stiamo parlando di stili di marcia, che secondo me non è giudicabile il ginocchio che va alto, perché il ginocchio va alto, di conseguenza va in sospensione probabilmente. Quindi penso che possa essere collegata la sospensione al ginocchio alto, però sicuramente i giudici non devono valutare il complesso, nel senso, io sopra sono storto. Non ci sono regole che mi dicono che sopra non posso essere storto, quindi il giudice deve giudicare solo piedi e ginocchia a questo punto. Cioè, io questo penso. Quindi, anziché generalizzare sul complessivo, quindi tutto dalla testa in giù, soltanto dal ginocchio in giù dovrebbero controllare i giudici e non leggere i cognomi sul pettorale, diciamo. Ok, qua già si notano delle, insomma, differenze di personalità, nonostante siete nati dallo stesso allenatore. Abbiamo Antonella che è più rigorosa, che vorrebbe la linea di ferro per quanto riguarda lo stile, invece Massimo che è più garantista. Ok, insomma, in ogni modo sono due atteggiamenti che riguardano, cioè, condivisibili, anche perché la marcia praticamente è l'unica disciplina dell'atletica in cui c'è proprio l'azione reale di uno che valuta un gesto, non è come nei salti, tipo che se vai oltre, se pesti la plastilina allora il salto è nullo. Qua abbiamo veramente una valutazione del gesto, per verificare se ci sono delle infrazioni. Quindi c'è un po' di soggettività in più rispetto alle altre discipline, e per questo motivo è giusto anche avere la possibilità di avere due orientamenti un po' diversi nell'ambito del giudizio. Se altro, poi ne parleremo ancora, però continuando con le domande, che purtroppo non sono tante, quindi ripeto, voi che ci seguite, intanto vi ringrazio per seguire una diretta sulla marcia, che è una disciplina dell'atletica che deve ancora conquistarsi il suo spazio tra le altre. Fate le domande in live chat, così che abbiamo a disposizione questi due grandi campioni che non aver mai avuto a disposizione il top di una disciplina tutte insieme, perché secondo me Massimo e Antonella fanno gran parte della marcia italiana, la maggior parte. Poi ci sono anche gli altri, anzi, se vogliono altri possono venire tranquillamente in live. Comunque sia, fate le domande. Intanto rispondiamo a questa domanda qua, che è venuta da Luca Landoni, scusami, amico di Queen Atletica. Che ringrazio anche perché ha pubblicizzato questo evento sulla sua pagina. Qua chiede di rispondere a questa domanda sui campionati italiani indoor. Cioè, il punto è che i campionati italiani indoor notoriamente sono disdegnati, cioè sono tralasciati, questo è il termine corretto, da molti atleti importanti. Invece voi ci avete partecipato a questa gara, e come dicevo prima, Antonella sui 3 km di marcia indoor. Quindi qua dice: perché secondo voi i vostri colleghi hanno disertato? Eppure era anche un'occasione di vincere una medaglia. Nella gara maschile sono arrivati in tre. Perché non hanno onorato la manifestazione? Volevo chiedere appunto, Antonella, intanto perché hai fatto questi campionati e perché secondo te è giusto, insomma, onorare la manifestazione in un campionato italiano? Ma inizialmente, devo essere sincera, non li stavo facendo, non stavo partecipando neanche io, perché non sentivo comunque buone sensazioni, anche gli allenamenti, ma più che altro per un piccolo problema al tibiale che mi porto ormai da un po' di anni, e anche quindi un po' di ero in difensiva. Però ecco, poi ho deciso di partecipare perché, come al solito, ho sempre detto, a me i campionati italiani indoor, uno, sono un'occasione per farci conoscere, quindi comunque sono coerente con quello che ho detto prima, e due, perché mi piacciono, proprio perché è una gara corta, quindi che dura, ecco, 12 minuti, quindi cioè, non è che toglie spazio a quello che può essere la nostra giornata, e poi perché è un campionato italiano, quindi onorare il campionato italiano. Certo, se ci fosse stato un raduno di mezzo, come è capitato anche altri anni che non ho partecipato, oppure c'era una gara importante di mezzo, forse non l'avrei fatti. Però in questo caso, essendo libera e non avendo altri programmi, è giusto che partecipassi. Non so però dirti perché non c'è tutta questa partecipazione.
Io non ho fatto il minimo, non c'ero, insomma, l'avrei fatti altrimenti. Questo Ma... non. Per secondo te, Massimo, i campionati italiani che talvolta insomma, atleti, ti posso considerare un atleta forte con quello che ha fatto a partire dall'anno scorso, insomma. Come ti No, approcci a questo discreto, tipo di gare, discreto. insomma? Ma io discuto sempre con il mio allenatore, cioè il mio allenatore che decide le gare che faccio io, quindi sicuramente anche per gli altri molto dipende dalla programmazione gare. Se hanno deciso di non farli ci sarà un motivo valido, spero, altrimenti sarebbero venuti. Io l'anno scorso non li ho fatti perché con la paura della tibia, così dovevo fare un campionato italiano a marzo che avrebbe permesso di gareggiare poi in Coppa del mondo, quindi abbiamo saltato le indoor perché sono tra virgolette meno importanti rispetto al campionato italiano sulla disciplina olimpica che per noi è la 22. Mentre quest'anno abbiamo deciso subito di fare sia la 35 che la 5 km indoor in modo tale da fare gli opposti, quindi la lunga distanza e la corta distanza. Quest'anno ho partecipato anch'io sul 3000 di indoor visto che mi hanno fermato a 3 perché era ancora più corto ed era meglio, però secondo me la partecipazione di 5 atleti non favorisce nemmeno poi quando mi dicono cambiamo da 30, da 50 a 20 a 30 e 10, se neanche la 5 facciamo, è logico che non diamo motivo di non cambiare le distanze. Però sicuramente io credo ci sia un motivo di programmazione per cui un atleta salta o meno le indoor, perché poi magari noi marciatori siamo pochi, quindi si nota la differenza quando ce ne sono 5 o 10. Nelle altre specialità, ora non ho fatto i conti, però magari probabilmente mancava qualcuno anche nelle altre specialità. Quindi sicuramente sarà un problema di, cioè, una questione di programmazione, secondo me. Bene, allora, quello proseguendo, insomma, la domanda di Matteo Famularo, la marcia può essere una carriera lavorativa a tutti gli effetti? Ora, provo a riformularla in modo che possiate rispondere in maniera più completa, perché naturalmente voi siete in un gruppo sportivo e di conseguenza in questo momento state in una carriera lavorativa. Però credo che se lo vogliamo intendere in termini più ampi, la domanda si potrebbe formulare così. Insomma, è possibile attraverso la marcia inserirsi in un percorso in cui il percorso di un campione, insomma, voi sapete che una persona che inizia a diventare grande nel suo sport, ha la sua carriera d'atleta, è finita la carriera d'atleta, penso a un Baldini, grazie alla promozione della marcia è capace di andare dove altri non sono riusciti ad andare. Magari, immagino, non so. Le tappe d'obbligo sono sempre la scrittura di un libro oppure insomma il contributo in termini di diventare allenatori e quindi creare un vivaio di giovani, una specie di scuola. Insomma, è possibile con la marcia fare questo genere di cose che sono ormai piuttosto comuni per quanto riguarda i grandi campioni di altre discipline della corsa, della maratona, ad esempio. Immagino quindi Baldini e Pizzolato. Oppure, secondo voi, c'è ancora un piccolo gap da sanare, da superare per avere per la marcia, diciamo, una dignità che è pari a quella degli altri discipline dell'atletica? Questa l'ho molto gonfiata, ma per permettervi di rispondere, diciamo, in maniera adeguata a questa domanda. Allora, prego, partiamo da te. Diciamo che mi hai paragonato un Baldini che tuttora continua a essere ovunque, trasmissioni radio, partecipare allo start di una maratona, cioè ci hai paragonato a una persona che sta continuando attraverso comunque quella che è stata la sua disciplina, la maratona, a essere un personaggio molto conosciuto e molto Insomma. seguito. Ecco, cosa che con noi non credo possa essere uguale. Cioè, io penso che tuttora, se dovessimo chiedere qual è stata l'unica medaglia del 2017, non credo che si conosca la risposta. Quindi, stiamo parlando di due discipline diverse. Certo, noi lo facciamo perché siamo in un gruppo sportivo e l'abbiamo sempre detto, quindi grazie allo stipendio che ci arriva ogni mese, possiamo permetterci di fare la nostra attività veramente a 360 gradi, però ecco, non avendo la possibilità di
di essere in un gruppo sportivo già è diverso. E comunque non, ecco, come diceva anche Massimo prima, gli sponsor, non, noi della marcia non vengono come, cioè, come nelle altre discipline, proprio perché non siamo visti o perché non siamo sulla strada. Quindi a un marciatore che si vuole, che ci prova così senza appartenere a un gruppo sportivo è veramente difficile. Dopo, quindi proseguire anche col lavoro, cioè farlo diventare un lavoro deve essere proprio passione. Quindi non possiamo aspettarci che ci arrivano, che ne so, soldi da qualche altra entrata. Cioè, non lo credo possibile. Per Massimo? Anche perché se non ci dimentichiamo, oltre che Baldini ad aver vinto Atene 2004, anche Ivano Brugnetti ha vinto Atene 2004, ma di Ivano Brugnetti non si vede più neanche l'ombra. Sicuramente l'atleta che vince un'Olimpiade poi si deve saper vendere, tra virgolette. Sicuramente Baldini è uno che si sa muovere e che sa gestire sicuramente un po', diciamo, la sua figura. Brugnetti probabilmente non gli interessava e non l'ha fatto, però sicuramente nella marcia è molto più difficile continuare dopo, nonostante Ivano Brugnetti abbia vinto l'oro olimpico. Quindi è un po' dura. Spero che man mano che andiamo avanti anche la marcia riesca a pareggiare anche con le altre discipline. Anche perché fatica facciamo noi, fatica fanno i maratoneti e fatica fanno tutti. Fatiche diverse, ma sempre si fatica. E per par condicio ho detto, ma iniziamo a coprire gli altri settori. Io con questa serie di live ho iniziato da mezzofondisti, poi ho portato anche Barontini e Scotti, quindi un barlume di velocità, ma non ancora molto. E adesso partiamo anche dalla marcia. Dunque, speriamo, perché credo che un'atletica corale sia capace di pescare da più parti, nel senso che il bello dell'atletica è che è così variegata che può essere apprezzata da una categoria molto ampia di persone. E dunque anch'io, non trattando solo di mezzo fondo, ma prendendo anche dagli altri settori, cerco di interessare e di fare promozione appunto a tutto per tutti. Facciamo così. E ti ringraziamo per averci dato la possibilità di Anche a fare. noi marciatori di essere presenti nella trasmissione. Grazie mille. Allora, andiamo avanti. Altre domande, fortunatamente. Grazie, ci starei salvando la serata. Fate domande, mi raccomando. Allora, Quindi qualcuno ci guarda? sì, siamo poco più di 30 e lo dico perché magari in futuro, quando saremo tanti ricchi e famosi, diranno: ah, solo 30 persone guardavano questa bellissima trasmissione. Allora, sempre Riccardo Scotti, la marcia ha una lunga tradizione per l'Italia. Abbiamo avuto Massimo, viene tanti. pagato questo Riccardo Scotti? No, credo che sia uno veramente interessato. Ah, quindi non è stato pagato. Allora, la marcia ha una lunga tradizione per l'Italia. Abbiamo avuto tanti campioni. Sento sempre che è la specialità più medagliata dell'atletica italiana. Che campioni di marcia avete amato, anche non italiani? Quindi, quali sono le vostre ispirazioni per quanto riguarda appunto la marcia? Antonella. Ma io non potrei, cioè non vorrei dirlo chi io ho amato particolarmente perché non è un modello da seguire, ma più che altro l'ho amata per la tecnica. Però poi mi sono anche molto ricreduta, nel senso che ho avuto la possibilità di marciare insieme, oddio, marciare insieme no, perché io ero sempre ferma, però di allenarmi con Elisa Rigaudo. E lì mi ha cambiato veramente il modello di marciatrice che avevo in testa. Perché ho potuto veramente capire in quel poco tempo che stavamo insieme cosa voleva dirsi, cioè cosa voleva dire allenarsi con costanza, nonostante problematiche, famiglia, qualsiasi cosa. E quindi il mio modello è Elisa Rigaudo. Però inizialmente, sono sincera, non conoscendola, quindi vedendola solamente in televisione, avevo un altro prototipo in testa, un altro modello. Che preferirei non dire. Il tuo nome invece, Massimo, si può fare. Io ho tre nomi. Dimmi. Ivano Brugnetti, infatti l'ho nominato prima, è il mio idolo e prima di ogni gara importante mi guardo la sua vittoria di Atene 2004 che mi gasa di brutto.
Poi il mito in assoluto come stile di marcia, come tutto, è Jefferson Perez anche come persona, perché è tanto umile, ha creato tante strutture nel suo paese per i bambini bisognosi, per tutte le persone bisognose. E poi il terzo è Antonella Palmisano. Ma va, finiscila che mi stai sempre a sotterrare in allenamento. Ci può stare, insomma, questa poi è bella avere un centro, insomma, io mi immagino più o meno quello che succede in Trentino con Crippa più di Kadar, insomma, avere atleti forti sotto la guida di Pecoretti, quindi avere un centro, insomma, in cui gli atleti forti possono confrontarsi, allenarsi insieme, secondo me fa questo punzecchiarsi alla fine, aiuta per migliorare, e poi, beh, naturalmente non si tratta di dello stesso sesso, quindi abbiamo una rivalità un po' diversa, che non è basata sul stesso tipo di gare, quindi c'è, cioè, nella stessa categoria, però anche questo può aiutare. Puoi rispondere tu, Massimo? Vabbè, io sono estremamente convinto nel gruppo, infatti nel gruppo in cui mi trovo c'è Antonella, c'è Andrea Grusti, c'è Francesco Fortunato e c'è Maria Vittoria Becchetti e noi ci punzecchiamo sempre, ma perché c'è sana competizione e ci piace punzecchiarci, ci piace. Cioè, devo dire che non mi fanno mai arrivare davanti, cioè mai, ma neanche nel riscaldamento. Noi ad ogni riscaldamento, io ormai lo dico sempre, sono eterno bronzino perché arrivo sempre terza. Cioè, però devo dire che a parte gli scherzi, quindi questo continuare a punzecchiarci, che ormai fa parte del nostro gruppo, devo dire che è veramente stimolante. Cioè, io avere loro che comunque stanno avanti, anche a 50 metri, alcune volte mi danno anche 1,5 km. Però per me è molto stimolante. E certo, se un giorno riuscissi a batterli sarebbe proprio il top del top, ma avendo dei compagni come loro di squadra che sono veramente competitivi anche nel riscaldamento, credo che sia difficile, ma per me va bene perché, ripeto, è molto stimolante. Quindi continuiamo così e se arrivo sempre bronzino va bene uguale, eh. Ragazzi, abbiamo perso un tale che, chiamandomi Merdaccia, ha detto non rispondo alle sue domande. Allora, caro amico Faffotrota, secondo lui ha fatto una domanda scomoda e per questo motivo non l'avrei considerato. Non segue moltissimo la vostra disciplina. Perché marciare e non correre? Convincete questo poveretto che intanto no, non è che lo abbia, diciamo, lasciato lì perché la considerava una domanda scomoda, anzi, è un'ottima occasione per fare promozione della marcia. Dunque, quali sono secondo voi i motivi per cui marciare e non correre? Parto da Antonella. Vai. Vabbè, uno molto semplice, io nella corsa ero, tra virgolette, veramente una pippa, quindi, cioè, perché devo fare un qualcosa per il quale arrivavo dietro e nella marcia riesco comunque ad avere prestazioni di questo livello? Cioè, perché allora a questo punto sarebbe perché fai salto in alto invece di fare 100 metri? Cioè, se io sono portata per fare il salto in alto, ok, faccio il salto in alto. Se ho delle qualità invece per fare i 100 metri, ok, farò i 100 metri. Quindi mi sembra una domanda un po' scontata. Massimo? Ma per me invece, allora, parto dal presupposto che la corsa è un movimento naturale, quindi tutti possiamo correre, chi ha uno stile, chi un altro, e tutti lo possono fare. Io sicuramente faccio la marcia perché vado forte, altrimenti avrei preferito fare altro sicuramente, però la cosa che mi piace della marcia è proprio la simbiosi, se possiamo chiamarla, della fatica, e durante la fatica devi tenere un gesto tecnico, che non è una cosa scontata, perché quando si inizia ad andare in fatica il gesto tecnico viene meno, quindi far conciliare le due cose non è molto semplice, diglielo all'amico Frizzi. Allora, Ma ci sta la moglie di Massimo per caso che ride? vabbè, qua stiamo a moglie e marito, anzi ringraziamo il marito di Antonella che ha permesso questo collegamento perché col telefono di Antonella non si riusciva a sentire l'audio, è il motivo per cui è iniziato un quarto d'ora dopo questa live. Speriamo che comunque sia di non aver perso, diciamo, eventuali e potenziali spettatori. L'ho Allora, sposato anche per quello, che riesce sempre a rimediare a tutti i miei guai. vediamo, meno male. Allora,
Andando in ordine, allora, siccome qua ci cazziano se non si fanno tutte, non si rispondono a tutte le domande. Sempre Luca Landoni chiede perché Massimo è stato squalificato agli italiani. Me lo chiedo anch'io. No, questa è una domanda sicuramente che non è da rivolgere a me, ma ai giudici. Io ho rivisto la gara, sinceramente ero alto, ero in sospensione, ma se il mio giudizio, anche se conta poco, non ero da squalifica. Però purtroppo, abbiamo detto, i giudici è un fattore determinante nella marcia, il giudizio è soggettivo. Io sono andato a parlare dopo con i giudici per avere un chiarimento e mi hanno detto che nel terzo chilometro, quando ho fatto il cambio di ritmo, ero nettamente in sospensione. Quindi se loro l'hanno vista, probabilmente c'era. Non posso, sicuramente ero in sospensione. Se ci vedevo meno non lo so, però purtroppo fa parte del gioco, non è la prima e non sarà nemmeno l'ultima. Poi, ok. In Italia sicuramente questo stile di marcia, queste velocità, i giudici probabilmente non sono abituati a vederlo, non lo so, perché quando gareggio all'estero non ho mai avuto problemi di tecnica. In Italia sono in 2 anni, sono 2 squalifiche, però fa parte del gioco, ci può stare, non sempre si marcia bene come Antonella Pomisano. È vero anche che tu volevi pure battere il record di Brugnetti, che era quante 37 al chilometro, 35, quindi sono velocità, a parte gli scherzi, che è vero che si è in sospensione, ma che forse veramente non sono abituati comunque a vedere, quindi lancio una lancia a favore di Massimo. E poi, se posso dirla, anch'io a 4 minuti al chilometro comunque non sono perfettamente a terra, ma come dicevo inizialmente, sono ritmi che è difficile veramente rimanere con tutti e due i piedi o comunque con un appoggio sul terreno. Quindi è vero che se hai più facilità nel richiamare subito il gesto si nota di meno, se invece sei un pochino più lento lo si nota di più. Però ripeto, voleva fare il record, voleva battere il record di Brugnetti, quindi 3,37 al chilometro comunque non sarebbe mai stato perfetto. Quindi forse dobbiamo avvisare un attimo i giudici che non dovevo andare a 4 al chilometro. E vabbè, raga, questa è un braccio di ferro, insomma, tra... Bisogna andare forte, però non troppo forte, perché sennò si marcia male, insomma. È una questione piuttosto complicata alla fine. Cioè, mi rendo conto io che non sono dentro, anzi, meno male che io corro anche male, tra parentesi. Quindi sono contento che non ci sia un giudice a buttarmi fuori a ogni gara. Per voi è veramente difficile da questo punto di vista. Perciò, complimenti. Comunque sia, rispondo a E404 Media 1. Delle solette abbiamo parlato a inizio live, dunque te lo andrai a recuperare alla fine di questo video. Questo video, naturalmente, una volta finita la live, rimarrà su YouTube, quindi non vi preoccupate se vi siete persi una parte della live, la potrete rivedere alla fine di tutto, alla fine della fiera. Poi, sempre 404 che ha chiesto appunto della 50 chilometri che diventava 30, eccetera. Anche questo abbiamo più o meno sviscerato l'argomento all'inizio della live, dunque per permettere di rispondere ad altri messaggi, intanto ti dico questo, magari possiamo tornare sull'argomento più avanti. Allora, andando avanti su domande nuove e fresche, il mito di Korzeniowski, pare di aver capito. Ah, poi ci sono altre domande che risponderò dopo. Intanto ho adocchiato questa di Delmeno Morandi, del mito di Korzeniowski. Cosa ne pensate? Io sono completamente all'oscuro, dunque se è un argomento scottante potete anche non rispondere. Non lo so. Korzeniowski, lo conoscete? Sicuramente è un marciatore russo molto forte, però non so su cosa vuole andare a parare. Sinceramente, non so se è scotto, cioè, essendo russo sicuramente è scotta, però non so, cioè, era sicuramente un marciatore molto forte, ma più di questo non so cosa dire, non so se Antonella lo conosce. Ma noi siamo un po' ignoranti, diciamo, nelle vecchie date. Marciate, questo è già... No, alla fine è questo, no? Cosa è richiesto un atleta se non andare forte? Ora, deve avere un faro, una guida, un'ispirazione, voi ce l'avete già. Fortunatamente l'Italia ha un sacco di talenti e quindi non bisogna andare molto lontano per trovarli per quanto riguarda la marcia. Appunto, dalla domanda, ricollegandoci alle domande precedenti. Poi,
Sì, questa invece è veramente scottante, dunque siete liberi di non rispondere, perché ci chiedono del caso dell'autoatesino, Alex. Se volete potete anche non rispondere, nel senso. Ma è stato, Siete un'altra generazione, insomma. diciamo, se ne è parlato fin troppo di Alex. Non starei qui a rimarcare, perché ormai quello che si sa, si sa. Io rimarrei così, se non vi dispiace. Giusto, Antonella, cioè, dimmi pure, Antonella, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti andiamo avanti. No, pure io condivido quello che ha detto Massi, anche perché comunque sta scontando una pena che se l'hanno ritenuto positivo è giusto che venga scontata questa pena. Quindi pure continuare a parlarne di una persona che per me o la prima volta o la seconda volta comunque è stato trovato positivo, per quanto mi riguarda, come sono, per come sono, per quello che penso io, cioè anche solo una volta sarebbe sufficiente come... Cioè, equiparabile a una squalifica a vita. Quindi, per come la penso io sul caso doping, se è stato beccato una volta, ok, non dovevi più rientrare. Ci hanno ridato una seconda possibilità, che sia giusta o sbagliata, non lo so, cioè non sono io a giudicarlo, però per me non dovevi rientrare. Quindi, ma non solo lui, non è perché ce l'ho con un italiano, ce l'ho con tutto, cioè È con il doping, è doping doping. È in generale. doping. Quindi per me anche continuare a parlare stiamo dando comunque visibilità, quindi preferisco anche a procedere. Beh, messaggio fortissimo contro il doping. Mi fa piacere che sia venuto fuori in questa live. Grandi ragazzi. E allora, vediamo. Ci sono un sacco di roba. Intanto una correzione su Korzeniowski, perché chi invece ne sa, sa molto di marcia. Allora, Gianluca Picchiottino. Livornese che conosco benissimo e che anzi ha avuto un ruolo fondamentale per portare Antonella, che poi ha portato Massimo, insomma, è stato tutta una storia bellissima che è iniziata da Gianluca. Esatto. E il quale ci dice che Korzeniowski è polacco e ha vinto l'unico che ha vinto la 20 e la 50 km alle Olimpiadi. All'Olimpiade, infatti, quando ho detto russo, a me mi prendono sempre in giro perché non conosco mai nulla, perché sbaglio sempre, perché ricordo sempre male. Però vi giuro che ricordavo che fosse polacco, ma ho detto vabbè, come al solito hanno ragione, avrò sbagliato. E invece a sto giro. Io ho detto che ero ignorante, mi potevi correggere. Ah, sì. No, però che ne so, metti che avevo sbagliato come sempre, state sempre a prendermi in giro. Infatti, secondo Riccardo, siete spassosi, sembrate Sandra e Raimondo. Fate Chi è Sandro? Vianello e Mondaini, ragazzi. Roba vecchia. Barba, che noia, che barba. Chi è Sandro dei due, però? Chi è Sandro dei due? Ah, che Sandra dei due. Allora, credo che i ruoli siano rispettati più o meno con i sessi, perché abbiamo Parmigiano che è più puntigliosa nelle vicende, invece Massimo che punta più ad essere, diciamo, a permettere certe cose. Dal punto di vista dello stile, della marcia, stiamo a parlare della tecnica, come si diceva inizio live. Poi, vabbè, non è che deve essere un paragone calzante, però veramente ci stiamo divertendo. Insomma, questo è il punto della questione. Allora, Jeremy Lisci chiede: la marcia può portare più problemi articolari rispetto al running classico, che già può portare problemi? Ora, voi avete esperienza anche qualche volta di corsa? Perché c'è anche un'altra domanda che dice questo. Vediamo se lo vedo. Damiano Morandi chiede, infatti, voi correte anche durante gli allenamenti oltre che marciare? E dunque, se avete un po' di esperienza, secondo voi la marcia dà più problemi a livello articolare rispetto che la corsa? Prego. Ma si intende come fitness o come allenamenti seri, diciamo? Allora, per Damiano Morandi, se fate corsa lenta per recuperare, tipo. Io no, io non so correre se non marciare. Lui sembra una paperella quando corre. Non hai mai visto correre? Una volta, e poi di lì abbiamo pensato che non era più giusto che tu facessi la corsa. Comunque, noi nella preparazione invernale, facciamo diverse, non facciamo solamente marcia,
Quindi facciamo corsa o comunque triathlon o piscina o cyclette, qualsiasi altra cosa che non sia solamente marcia. Questa è una preparazione invernale. E devo dire che fino a qualche anno, forse fino all'anno scorso, io personalmente correvo anche meglio, cioè come tecnica, quindi riuscivo a fare abbastanza lavori spinti al massimo, così da portare anche i battiti a certi, cioè alti. E quindi l'adottiamo molto nella preparazione invernale. Già quest'anno sta cambiando un po' la cosa perché non continuando con la corsa, già la tecnica sta cambiando. Quindi sono più i doloretti che stanno arrivando che il resto. Per rispondere alla domanda, un giorno come staremo? Penso che o la corsa o qualsiasi altra specialità, quindi o la marcia, penso che a lungo andare tutti. Cioè, i dolori arriveranno comunque, ma perché non è fatta, cioè perché non è che vai, non è fitness come diceva Massimo, non la facciamo 3 volte a settimana. Comunque noi, cioè, stiamo lì che facciamo una cosa che non è naturale. Andiamo molto oltre, la comune passeggiata, la comune corsa, il comune allenamento, così per dimagrire. Quindi comunque inevitabilmente i doloretti ci saranno. Forse anche un pochino più di doloretti, ma ci saranno. Vabbè, quindi Massimo, corri qualche volta se vuoi. Non corro mai. Allora, qua abbiamo da parte del presidente dell'Atletica Valle di Cembra, mio presidente, ci chiede, secondo voi, come si fa per avvicinare i giovani alla marcia? Perché insomma, qua si sta parlando di attività giovanile. E secondo voi, qual è il modo per permettere nuove leve, magari anche dotate, di andare a infoltire il panorama? Perché io dico questo, sicuramente perché non c'è una grande partecipazione anche nelle altre nazioni, però nella marcia chi entra a fare marcia ha una probabilità molto più alta di emergere rispetto ad altri atleti. Cioè me ne rendo conto, io a Livorno ho un gruppo di marcia, cioè, assisto insomma agli allenamenti di un gruppo di marcia fortissimo, in comunione con l'Atletica Livorno, la Libertas, c'è Massimo Passoni, anche lui, lo saluto, è stato anche il mio allenatore, ma sempre della corsa, e sforna medaglie ai campionati italiani giovanili. E poi questi atleti possono anche andare in nazionale, e molto spesso in nazionale troviamo campioni italiani, cioè campioni che vengono dall'Italia. Dunque, la marcia è molto redditizia. Come si fa ad avvicinare i giovani alla marcia? Ma Prego. secondo me io mi ricollego sempre a quello che ho detto prima, nel senso più la facciamo conoscere e più la gente, cioè comunque i ragazzi cominciano ad avvicinarsi. Cioè mi ricollego se la pubblicizzassimo un pochino di più, forse i ragazzi si avvicinerebbero. Io mi ricordo quando ho iniziato e non lo nascondo, mi ricordo che nel mio paese, essendo la prima volta che uscivo per strada, parecchi comunque mi insultavano. Però ero anche femminuccia, i maschietti ancora di più, nel senso che vedere un maschietto che è per strada e fare un gesto che è un pochino inusuale, ci sta che venga presa in giro. Però, ripeto, perché non è conosciuta? Quindi se già cominciassimo a farla conoscere, forse tutta, tra virgolette, l'ignoranza sarebbe minore e quindi i ragazzi sarebbero più invogliati a farla, perché mi rendo conto che un ragazzino che va al campo si è sentito preso in giro perché sculetta. Non si avvicina neanche, però per quello che mi riguarda io ho continuato, e forse questo per rispondere un po' alla domanda di chi ci avevano fatto prima, io ho continuato perché quando marciavo mi sentivo proprio che questo movimento facesse parte di me, cioè mi sentivo un qualcosa che cioè come si dice, Caricava. mi caricava, cioè Ok. mi piaceva, quindi non mi interessava se la gente mi prendeva in giro per strada. Era un movimento che veramente mi faceva sentire libera, felice e non sentivo neanche la fatica, perché poi se un qualcosa tu la fai che c'è la fatica o che ti senti la stanchezza, è inutile farla. Quindi me ne sono fregata di quello che diceva la gente, però mi rendo conto che alcuni bambini non sono così. Poi è una situazione probabilmente legata anche a. Cambia molto da regione a regione, secondo me. Sì, Perché. infatti. A me era un paesino, invece qui già a Roma è una grande città e forse anche meno il
c'è più gente che va al campo, quindi forse. C'è già in partenza c'è meno pregiudizio magari, quindi la possibilità di seguire le proprie passioni senza starci nemmeno troppo a pensare. Per te Massimo, come la tua esperienza? Lo stesso super giù vale anche per me. Anch'io ho preso degli insulti, però ti dico, l'ho preso sia nel mio paese sia stesso San Giovanni quando mi allenavo là. Quindi, secondo me, non è un problema di regione, ma proprio di ignoranza di quello che stai guardando. Se cioè, tu non hai mai sentito parlare di marcia, vedi uno che probabilmente anch'io, se non facevo marcia, non la conoscevo, se vedevo qualcuno sculettare, probabilmente anch'io l'avrei preso in giro. Quindi, non posso non giustificare, tra virgolette, se non la conoscono, sicuramente è un gesto che fa ridere. Questo sì, Sì, però ecco diciamo. perché condivido. Dicevo, ecco perché condivido Golden Gala, mettiamo la marcia, cioè facciamoci conoscere. Più è pubblicizzata, più si conosce, meno insulti prenderanno le nuove leve. Però diciamo, un vantaggio è che se tu non puoi correre, devi andare a prendere il treno, cammini veloce, lo prendi sicuramente, mentre se non marci non puoi prendere il treno. Diciamo che l'allenatore mi ha fatto iniziare così, fai finta che devi prendere il treno e che non puoi correre e cammina veloce. Purtroppo io qualche volta corro facendo socialmente risultando un po' inusuale, diciamo così. Però sì, insomma, è più o meno la tecnica con cui convinceva il buon vecchio Massimo Passoni la gente a marciare. Quindi, dite voi, è più una questione di, innanzitutto sdoganiamo la marcia come socialmente qualcosa di accettato da tutti, insomma, e non motivo di derisione in alcuni incresciosi episodi che possono ancora accadere, nonostante tutto che siamo nel 2019. E poi oltre a questo, comunque sia, io ci metto un po' del mio, per dire cosa ne pensate voi, insomma, sul fatto che appunto molto spesso un ragazzo arriva alla marcia perché in altre discipline non ha avuto successo. Cioè, c'è questa cosa della cascata, uno prova dalla. L'ultima spiaggia, I soli, cioè qualche cosa succede. Si parte dalla velocità, poi si va a mezzo fondo, lanci, una marcia, insomma, dipende. Molto spesso vengono indirizzati in base diciamo, gli istruttori, in base a quello che pensano dei ragazzi, e molto spesso la marcia però è l'ultima delle opzioni che si lasciano. Che ne dite? probabilmente proprio perché è una cosa inusuale, quindi la lasci proprio come ultima spiaggia. Proprio se non posso fare altro, faccio la marcia. Secondo me è per quello, perché se fosse più pubblicizzata, come abbiamo ripetuto e ripetuto, sarebbe diversa la canzone, tra virgolette. Quindi, più o meno così. Antonella, sto guardando. Sì. Ok. Però diciamo che comunque, come diceva prima Massimo, è una disciplina che pure se la vai come ultima spiaggia, comunque la devi saper fare, perché non è facile, nel senso che devi conciliare tecnica, resistenza, perché si tratta solamente di chilometri, e soprattutto chilometri da sole, cioè in solitario, perché la marcia, come nelle gare o nell'allenamento, passi veramente 2, 3 ore, 4 ore per un cinquantista sulle gambe e comunque sei solo a dover marciare lì sul campo. Quindi anche se è l'ultima spiaggia, devi essere in grado di saperla fare. Quindi non è per tutti, non è perché siccome ok, eravamo pippe nelle altre discipline, siamo arrivati alla marcia e cioè la differenza ci deve essere, se no tutti saremmo bravi. Bene, collegandosi al fatto di essere bravi, sempre il 404 chiede, secondo voi il fatto che in Italia non si possa utilizzare la tenda epossica solo in Italia, perché in altre nazioni si può, crea un gap rispetto alle altre nazioni, insomma, aiuta e noi non la usiamo, quindi siamo svantaggiati, oppure non è così? Ma cioè, è una domanda che non possiamo rispondere perché non abbiamo mai provato. Cioè, per quanto mi riguarda, per il momento, la mia carriera sta andando senza, cioè, anche non provando, non testando questa nuova forma per recuperare. Però
Però non avendola provata non possiamo dire nulla. Cioè, quindi non so se provandola, ok, forse arrivavo prima. Cioè, questo non è detto, non è che dipende da quello. Cioè, sono tanti i fattori per i quali arrivano i risultati. Certo, il recupero influisce molto, però Marco, Massimo, scusami, vi può dire che dorme 18 ore al giorno e il recupero lo fa anche in questo modo, quindi... Ti sto rubando prezioso sonno, allora. Ti sto rubando del Diciamo, sonno. a quest'ora stavo già da un quarto d'ora nel letto, Cerchiamo di finirla entro le 10, allora. Vai. Io non mi sono mai informato di questa tenda perché se non possiamo usarla è inutile pensare a qualcosa che non si può usare, quindi meglio non sapere a questo punto e continuare con quello che si può fare in Italia e si può andare comunque forte senza la tenda, senza la crioterapia, senza niente, perché una volta andavano forte senza niente, senza neanche i fisioterapisti, figurati se noi abbiamo bisogno di una tenda, quindi si può andare comunque forte secondo me. Bene, allora guarda, qua c'è un commento rivolto ad Antonella da parte di Elisa Dessi, che dice che è la tua prima fan e ti ho lasciato la stanza per l'intervista e neanche mi hai salutato. Perché la sorella di mio marito, che sta dall'altra parte, perché oggi sono ospite a casa dei suoceri, e quindi però ogni volta la prendo in giro perché sì, è vero che è la prima fan, però sta sempre a fumarmi in faccia. Ora sarà 2 settimane che ha deciso di fumare fuori la porta, e quindi io le dicevo sempre: guarda, che alla prossima intervista dirò che tu mi hai fatto arrivare terza perché mi fumavi in faccia. Quindi adesso le ho detto. Affermazioni forti. Allora, in termini, continuando a parlare di saluti, però mi ricordo che un ex marciatore ormai, perché è passato alla corsa, Mirko Dolci, adesso l'Atletica Livorno, vi saluta tutti e due. Mirko. Speriamo, se non ci guarda in diretta, magari la può recuperare questa live. Allora, in termini di promozione della marcia, che poi alla fine è l'argomento che salta più fuori perché si tratta di una cosa che vi sta a cuore naturalmente, dunque è anche piacevole parlarne. Secondo Jeremy Lisci c'è bisogno di un personaggio alla Tamberi per pubblicizzare la marcia e secondo voi qual è il personaggio del mondo della marcia, ma non solo italiano, che più assomiglia a un Gianmarco Tamberi e che dunque può fare del bene alla marcia essendo un uomo, un frontman, no? Un uomo da spettacolo? Massimo. Secondo me non ci possiamo paragonare a un Tamberi perché lui, facendo una specialità come il salto in alto, ha del tempo per incentivare la gente, per coinvolgere la gente. Noi su 20 km come facciamo a coinvolgere la gente? È sicuramente più difficile per noi fare qualcosa che fa Gianmarco. Poi lui sicuramente è molto bravo e nel suo stile ed è uno showman. Però sicuramente lo aiuta la sua disciplina. Io non penso di essere il suo diverso. Vabbè, Allora, pure tu sei un pagliaccio in allenamento, quindi dovresti solo cercare di portarla anche fuori. sono un Ma comunque, secondo me, pure quella è una qualità. Quindi Gianmarco, veramente tanto di cappello perché è bravissimo. Però se lo facessi io, per esempio, secondo me, dopo 2 km già starei a chiedere l'ambulanza, perché è una cosa che mi carica forse molto di stress. Invece a lui è una cosa che gli dà adrenalina. Quindi dipende anche molto dal carattere di una persona. E Gianmarco in questo veramente è il top. io pensando a una figura istrionica, cioè una figura che appunto si fa notare nel mondo della marcia, io penso a Dini, ad esempio francese, anche con la sua condotta di gara, diciamo, pazzesche, per dire così, insomma, certe volte anche suicide, roba che beh, in Italia non vedo. Secondo voi un modello Dini, cioè il modello del francese Dini, ricordiamo il record del mondo 50 km. Può far bene alla marcia italiana, fosse tipo preso, naturalmente non sono cose che uno dice sono un atleta, inizio a comportarmi come lui, così almeno mi seguono. Uno pensa a marciare in questo caso, però un Dini italiano farebbe bene, anche senza considerare i suoi risultati, insomma. Secondo me sì, qualsiasi cosa possa creare spettacolo e possa farci conoscere, per me sì. Quindi averci un personaggio come lui, magari. Certo, fermarsi tante volte in bagno, riuscire a fare il record che ha fatto, riuscire a prendere la medaglia, fermarsi, ritornare, è fortissimo. Però non è ai livelli di Tamberi, questo è il problema.
No, infatti. Può far bene, ma non so quanto. Guarda, come Questo. consiglio di comunicazione, bazzicando un po' il mondo della comunicazione su internet, naturalmente voi non potete fare spettacolo durante, ma dovete farlo prima o dopo. Da questo punto di vista, Antonella, che praticamente ha creato un brand alla fine, cioè ha il tuo stemma, il tuo logo, no? Qualcosina stai. Io ho portato il mio fiore, ce lo porto ovunque e devo dire che ci sono alcune ragazzine che quando le vedo al campo, comunque in Italia o in gara, vedo che hanno comunque un fiore. Cioè, adesso non so se l'hanno visto da me o perché a loro piaceva e quindi ok, però se anche questo può essere un qualcosa per farmi riconoscere, ok, la marciatrice, ben venga. Però, ripeto, mettermi lì a fare lo show io non ci riuscirei. Ok, è una questione di carattere, giustamente. E quindi, Chiara Damiano, riguardo appunto al carattere, vi sentite temprati dalla marcia? Cioè, la vostra forza d'animo nelle altre occasioni della vita, l'avete presa dagli duri allenamenti che sostenete? Secondo voi, senza l'atletica, la marcia in particolare, sareste così oppure la marcia vi ha cambiato? Allora, premesso che penso che la famiglia ti forma il carattere, perché comunque sono le prime persone da cui ricevi un'educazione o comunque uno stile di vita. Quindi, premesso questo, devo però dire che la marcia a me mi ha insegnato molto, ma più che altro perché rimani tante ore da sola con te stessa a marciare e tanti sono gli allenamenti difficili che se non ti fai forza da sola non riesci a finirli. Quindi la marcia in questo cioè mi ha dato molta determinazione, anche se, ripeto, la famiglia fa tanto e soprattutto credo anche poi le amicizie, il gruppo che ti ritrovi, cioè, tutto il contorno comunque ti aiutano ad essere quella persona che sei. Però sì, la marcia ha fatto la sua parte. Ok, beh, qua un commento da parte sempre di Riccardo Scotti dice, ok, deve essere conosciuta e tutto il resto, ma Alex Vase che si diceva prima, lui aveva, prima di tutto quello che gli è successo, una certa fama anche per via della pubblicità. Ecco, Cioè, ma lui sicuramente ha aiutato anche il personaggio di Carolina assieme a lui. Quindi ah sì, sicuramente. comunque è una combo che non è da sottovalutare. Poi se un atleta si sa vendere, sempre tra virgolette, lui comunque con la Kinder ha fatto una pubblicità in televisione, sicuramente si è pubblicizzato molto di più, però secondo me deve avere degli agganci per poter fare queste cose. Poi sicuramente il personaggio di Carolina ha aiutato molto, secondo me, questa è la mia opinione. Anche perché non so se Lorenzo Dessi ha la stessa combo con Antonella Parmisano. Però Quindi. diciamo che comunque ogni giorno, a qualsiasi ora del giorno, vederlo in pubblicità, quello fa molto. Quindi pure questo, comunque quando io mi ricordo marciavo quando ero piccola, mi associavano io come quello della pubblicità. Quindi comunque la pubblicità o il farsi vedere influisce molto. Beh, ricordiamoci, partendo da altre basi, il capolavoro mediatico di Tortu che veramente, cioè secondo Che c'è me, è riuscito ovunque. ad arrivare a cose impensate, cioè ha sostituito Mennea nell'immaginario collettivo del velocista, subito, cioè è Sì. una cosa che se ci pensi, cioè, non era scontata come roba. No, Adesso. ma anche perché comunque Mennea si conosce, ma io continuo a credere che prima l'atletica era molto più seguita, quindi tutti conoscevano Mennea, la freccia del sud. Ma anche un Adon Pamic, cioè, che comunque faceva marcia, se io lo chiedo ai miei nonni, lo conoscono. Quindi aver battuto il record di Mennea, che lo conoscono veramente in tanti, è normale che adesso è diventata una leggenda. Poi, ecco, la pubblicità, vai ovunque e lo vedi, un cartellone che è grande quanto casa mia, è normale che le persone cominciano a conoscerlo e a sapere chi è. Vedere gli italiani con tutti gli striscioni dietro, vedere anche che pubblicizza comunque un marchio molto importante, è normale che viene conosciuto. Va bene, allora, siccome stiamo quasi alle 10, stiamo quasi per chiudere, insomma. Se volete fare delle domande, fatele ora o mai più.
Intanto rispondiamo alle ultime due o tre che sono rimaste e poi iniziamo i saluti, ok? Allora, sempre da parte di Antonio Casagrande, voi avete un'idea, insomma, delle categorie giovanili, la situazione dei giovani che fanno marcia? Le distanze delle categorie giovanili sono troppo lunghe, secondo voi? Vanno bene oppure devono essere diminuite? La domanda è di Antonio Casagrande. Ma secondo me è un approccio a quando diventeranno grandi, tra virgolette. Quindi perché renderli la cosa meno più facile? Cioè comunque da grandi dovranno fare distanze come una 20 km, vabbè, adesso forse 10 e 30 km, però comunque è un approccio che ti porta comunque alla realtà. Quindi va benissimo. Naturalmente lui lo chiede perché nell'ottica del presidente di una società che cura molti giovani pensa più che altro al futuro dei suoi giovani atleti, dunque non lo fa con diciamo, lo fa per il bene dei suoi giovani atleti. Comunque tu pensi che le distanze siano giuste, più o meno la progressione che va, se non sbaglio, fino a 5 km cadetti maschi, poi vai a 10 km di allievi e poi sali, no? Ma io ho la fortuna comunque di avere mio marito che sta approcciando con la giovanile, quindi con i ragazzi, e da quello che mi dice nei suoi racconti la difficoltà sta proprio nel trasmettere a questi ragazzi il sacrificio nei chilometri. Infatti mi dice sempre: vogliono tutti fare salto in alto o salto in lungo o comunque ostacoli o queste cose qua perché sono più brevi. Quando li metti a fare 1 chilometro tutti hanno mal di pancia, per dire. Quindi perché dobbiamo andare incontro a questi ragazzi? Nel senso, ok, forse da una parte divento egoista, è vero, però comunque se fare la marcia o fare la corsa, perché comunque sono distanze lunghe, vuol dire già capire di che cosa stiamo parlando, quindi di chilometri, perché ridurli la pena? Cioè, anche se sono piccoli, dobbiamo trasmettergli che fare i chilometri, cioè, se vogliono arrivare da qualche parte, è giusto che li facciano. Ok, bene. Senti, io facevo quest'ultima domanda partendo da Massimo riguardo è di Matteo Famularo questa domanda: cosa vi aiuta ad essere concentrati in gara? Bah, io in gara non penso a niente, cioè, io penso stare lì a marciare bene, andare il più forte possibile. Il mio motto dell'anno scorso, te lo può dire anche Antonella, era non ci pensare, quindi qualsiasi cosa faccio non ci devo pensare che è faticoso, non ci devo pensare che siamo in 20 tutti davanti, io sono lì, mi concentro sulla tecnica e sul gruppo, sul mio gruppo, e poi lì devi pensare solo ad andare forte, se proprio devi pensare. Questo è. Cioè, troppo occupato a non pensare per pensare a qualcosa, quindi come fai a non concentrarti, insomma? Sei lì e vai. E Antonella? Io ho cercato di fare come mi diceva Massimo, anche perché l'anno scorso mi diceva sempre così: non ci pensare, non ci pensare. Ma dicevo, ma come fai a non pensarci? Sono 20 chilometri e non pensiamo, cioè è impossibile. Comunque, quello che a me mi stimola invece ad andare cioè nella mia gara è l'obiettivo finale, ma più che altro non la medaglia, non legata a un risultato, l'obiettivo finale di come io vorrei sentirmi quando finisco una gara, quindi sensazioni positive, essere contenta, esultare, cioè tutte queste cose che mi trasmettono adrenalina. Quindi io quando marcio penso all'obiettivo finale, a come voglio arrivare. Ripeto, non alla medaglia, perché se dovessi pensare a una medaglia, o che stai male, già getti la spugna. Invece sentire proprio quelle sensazioni. Io cerco di fare così. Bene, allora, iniziando a salutarci, siccome Antonella ha fatto quel bellissimo discorso prima su come si senta se stessa nel marciare, se vuoi dire qualcosa di rimando, Massimo, per non essere da meno, tu marci perché vado, quindi vado forte, quindi marcio. Altrimenti, dai, insomma, qual è il motivo profondo che ti porta ad amare la marcia? E detto questo, possiamo andare alla conclusione. Beh, diciamo, io ho iniziato a marciare cioè, il mio obiettivo primo e ultimo è proprio scoprire il mio limite umano. Dico umano perché non voglio doping, non voglio nessun aiuto. Io voglio solo scoprire cosa il mio corpo può portarmi a fare. Quindi il mio obiettivo è battere sempre me stesso ogni giorno.
Secondo me un obiettivo più bello di questo non esiste. Nemmeno vincere le Olimpiadi è un obiettivo più bello, perché se io vinco le Olimpiadi è perché ho battuto me stesso. E se ho battuto me stesso, ho fatto il massimo che potevo fare quel giorno. Quindi se mi porta a vincere, ok. Se non mi porta a vincere, sono comunque contento perché ho battuto me stesso. Se batti te stesso, hai vinto. Ok, bellissimo. Allora, con queste parole, che bellissima clip, insomma, che riassume la live, ringrazio coloro i quali hanno dimostrato che la marcia non è poi uno sport così bistrattato, perché mi avete seguito stabili in 30. Ringrazio tutti, grazie davvero di essere stati qua, anche se non si è visto, la maglia che avevo era la maglia degli atleti disagiati, i quali molto carini hanno detto: tieni di questa, casomai faccia un po' di promozione, dunque la faccio vedere adesso. Nuova maglia atleti disagiati. E ringrazio dunque Massimo per la chiacchierata amichevole che abbiamo avuto e anche Antonella. Grazie davvero. Massimo, io direi però, questo dobbiamo farlo, è d'obbligo. Ok, gesto di saluto. Anche se Perfetto. per me sarebbe questo, cioè, non dimentichiamocelo. Io la 50 no. Sì, 50. Ragazzi, qua ci sono dei simboli di gruppo, simbolismo di gruppo. Allora, ciao a tutti atleti, io sono il mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.